cioè per divulgare la marineria e tutto ciò che si può trarre dal mare a livello lavorativo nel rispetto dell'ambiente. Allora noi cerchiamo di dare input ai ragazzi di cercare un'alternativa lavorativa che sia quella industriale, di quella di lavorare grazie al mare, questa fonte infinita che comunque noi abbiamo, soprattutto voi che siete isolati, e di avviare attività turistiche grazie al mare, quindi far conoscere ai turisti la vostra città dal mare, rispettando, ripeto, sempre l'ambiente. È una scommessa fatta nella nostra città, noi abbiamo, come ho detto, siamo in Taranto, tanto a differenza vostra di Santa Teresa, non è una città turistica, ma è una città industriale. Il vostro compagno ci ha chiesto perché non si andare direttamente a Capo Verde, perché andare direttamente a Capo Verde non ci avrebbe dato la possibilità di fermarci in tutti questi porti per parlare con voi, con i ragazzi, e non avrebbe avuto lo stesso senso questa spedizione, sarebbe stata una spedizione mia e di Andrea appunto, senza condivisione, e la condivisione è la base di tutto. Noi navighiamo, con lo spunto di questa spedizione, navighiamo seguendo le antiche rotte, come dicevo prima, che si chiama appunto Antonio, Antonio Manoni, che è partito da noi nel 1460, alla scoperta. E qui mentre Andrea faceva la tratta di scavo, andava a finire a fare le scatelle per cavalli così là. Che ha scoperto a bordo di questa barca quello che si fa e di tutelare questa barca, questa barca è l'unica cosa che ci sciolto e di sicuro che può portarci. Andrea rimonta in pubblica dando la possibilità a tutti voi di vederli sempre quotidianamente. In questo caso invece siamo stati filmati per poter divulgare lo sport, non solo per difenderci ma anche per prendere su parte e tante altre cose. Per far vedere a chi ci segue, a chi ci vuole bene, quello che noi facciamo. Calcolate che a bordo abbiamo un limite che è quello delle risorse dell'acqua. A bordo abbiamo circa 500 litri di acqua in un serbatoio, 450 più o meno, che deve bastare per cosa? Per lavarci, per mangiare e in caso di necessità, non so, per pulire qualcosa che deve... I vestiti come li lavaccio? I vestiti, ecco perché si utilizzano vestiti utilizzati dopo magari la stessa maglia dopo 10 giorni, per dire. Perché non puoi lavare quotidianamente il fate a casa, però che appena arrivate, mamma che papà mi viene, ti mette la maglietta un po' più sporca e ve la metto sulla faccia. Noi dobbiamo accumulare magari le nostre robe per giorni, magari con una busta, e appena abbiamo la possibilità lavare l'utensile. Allora, facciamo vedere il video e dopo Andrea risponderà a questa domanda, perché è una domanda che ha una risposta anche abbastanza curiosa. Personale che le è successo durante la situazione storica, tutto ciò che accade, dobbiamo sempre cercare di farlo in sicurezza. Bene, risolvono in sicurezza. Lì si era creato il problema di notte, quindi abbiamo cercato insieme di trovare la soluzione giusta e soprattutto la soluzione in sicurezza, che era quella di spegnere il motore, proseguire bene tutta la notte, ammalare le vele.